Buongiorno a tutti. Oggi faremo una ricettina particolare con salmone, panna senza lattosio, granella di pistacchio e un po' di prezzemolino fresco. E come al posto del grana, perché tante persone comunque piace mettere sempre il grana, io aggiungerò un po' di buccia di limone. Procedo con tagliare finemente il salmone affumicato. Che poi scalderò in padella. Poi sbuccio i miei pistacchi. Il quantitativo è a piacere. Li schiaccio in maniera grossolana con un fondo di un bicchierino, perché voglio che la granella si senta sotto il dente. Allora, come prima fase prendo un po' di margarina o chi preferisce un pochino di burro, ma proprio un cucchiaino appena. E lasciamo tostare e caramellizzare la nostra granella di pistacchio. Verrà fuori un odore molto dolciastro. E da lì capirete che la granella è pronta. Aggiungete il salmone, una leggera scottatina, non esageriamo troppo nella cottura perché poi avrà una scottata anche con la panna. Mettiamo la panna, io ho messo mezza confezione. E lascio scaldare leggermente la panna. Aggiungo subito anche il prezzemolo tritato. Praticamente il sugo è fatto, è di una velocità estrema, ma fa scena. È bella da presentare agli ospiti e è un salvacena, un salvapranzo perché è iperveloce. Qui preparo un po' di buccia di limone che metterò alla fine all'impiattamento. Ho scelto come pasta le mezze maniche della Rummo e ha bisogno di una quindicina, 14 minuti di cottura. Io l'ho lasciata leggermente al dente. Ormai è tutto pronto per buttare la pasta, l'acqua sta bollendo. Buttiamo 200 g di pasta. Ho Aggiungiamo nella panna un mestolino all'incirca di acqua di cottura. Per ammorbidire il tutto, per rendere tutto più cremoso, e scoliamo la pasta normalmente in uno scolapasta e la versiamo nella nostra panna. Una bella girata e procediamo all'impiattamento. Un primo molto cremoso e gustoso, semplicissimo da fare. Ecco qui l'impiattamento, procederò poi alla granella naturale di pistacchio e un po' di limone. Con questa ricettina vi auguro buon appetito, grazie per la visione e alla prossima video ricetta, grazie.